Consiglio comunale concluso con un epilogo doloroso per i cittadini pescaresi. Confermata la stangata delle tasse con aliquote ai massimi termini. Dice il sindaco, atto dovuto. Rischiavamo il commissariamento. Come ho avuto modo di ripetere più volte nel corso di queste settimane, nessuna amministrazione si approssima con leggerezza ad un passaggio tanto difficile quanto impopolare, l'innalzamento cioè della pressione fiscale. Un innalzamento della pressione fiscale che giunge in un momento naturalmente di difficoltà complessiva del, non solo di Pescara ma del sistema paese in genere. Tuttavia chi ha responsabilità pubblica deve fare i conti con le norme, con la contabilità pubblica e con l'esigenza di chiudere un bilancio di una città molto importante, la più importante dell'Abruzzo quale Pescara. In difetto di questo percorso noi ci saremmo trovati dinanzi al dissesto finanziario, il default, come si dice con cosmesi delle parole, ovvero l'impossibilità di chiudere un bilancio. A tenere con il fiato sospeso maggioranza e Movimento 5 Stelle era stato il centrodestra, determinato con oltre 200 emendamenti ad ottenere una riduzione delle aliquote per i cittadini pescaresi. Alla fine non ci sono riusciti. Ma noi avremmo voluto evitare soltanto che i cittadini pagassero troppe tasse, purtroppo succederà perché questa maggioranza è andata avanti come un treno utilizzando mezzi anche molto scorretti, perché per l'applicazione delle aliquote, per bloccare la nostra opposizione, hanno fatto una ghigliottina vergognosa azzerando circa 1000 emendamenti che avevamo presentato e per quanto riguarda invece il regolamento si sono fatti aiutare dal Ministero delle Finanze che ha fatto un parere completamente diverso rispetto alla circolare del 2 settembre dicendo che anche se non si fosse approvato il regolamento, comunque le aliquote sarebbero state applicate. Infine Grillini. Avevano lamentato un atteggiamento di opposizione troppo costoso per un risultato che tanto non avrebbero ottenuto. Due giorni di consiglio fino a tarda notte, impiega forze lavorative e costi di utenza che offendono i cittadini di Pescara. I tempi sono stati rispettati ma è stata l'apoteosi del fallimento perché la maggioranza ha imposto le aliquote al massimo e l'opposizione ha fatto un ostruzionismo sterile ed estremamente costoso che ha tenuto inchiodati due giorni in consiglio comunale con dei costi enormi per l'amministrazione, un intero consiglio comunale ad eccezione del Movimento 5 Stelle che si è tirato fuori rinunciando anche al gettone di presenza e che si poteva tranquillamente evitare. Credo che infatti dovrebbero chiedere anche scusa alla cittadinanza perché si sarebbe potuto risolvere il tutto invece lavorando in maniera seria, matura e responsabile, sedendosi a un tavolo e facendo il lavoro giusto e che correttamente doveva essere fatto per i cittadini.